Il parcheggio di Palazzo Spada, che sarà destinato alle auto di servizio del Consiglio, sarà realizzato sfruttando il finanziamento dell'amministrazione, arrivato all'inizio dei lavori di oltre 1 milione di euro e sarà terminato entro un anno. A dichiararlo questa mattina il segretario del Consiglio di Stato, Oberdan Forlenza, nel corso di un incontro con la stampa che si è svolto nell'aula Pompeo di Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato. Il parcheggio c'è, ovviamente adesso, come tutte le cose che sono state parzialmente fatte, va completato, altrimenti è peggio, ovviamente. Ma dico di più, c'erano dei reperti archeologici che stando sottoterra non si conoscevano, oggi sono stati riportati alla luce, i turisti e i cittadini hanno un bene culturale in più di cui poter fruire. I lavori di realizzazione del parcheggio sono iniziati nel 1998, seguito dell'approvazione del finanziamento del progetto da parte della soprintendenza, ha spiegato l'architetto Mario Lelli Ghetti, che diresse i lavori di restauro del palazzo alla fine degli anni 90. All'epoca, infatti, il giardino era in condizioni di grave ammaloramento. Non erano presenti, tra l'altro, opere architettoniche rilevanti del Seicento. Il progetto negli anni è stato rallentato da ostacoli di natura burocratica e dal rinnovamento di reperti di epoca romana sotto il giardino del palazzo, che hanno costretto a una revisione del lavoro originale. All'incontro hanno partecipato anche la direttrice della Galleria Spada, la dottoressa Maria Lucrezia Vicini, e la soprintendente al Polo Museale Romano, Daniela Porro. È un'attività importante che amplia la fruizione già ricchissima del palazzo, perché come sapete il palazzo, oltre a essere visitato almeno una volta al mese, nel palazzo è aperta dal 1927 la Galleria di Palazzo Spada, che è aperta tutti i giorni al pubblico.